Mister, Monopoli a secco da 3 settimane, ma la società non vuol sentir parlare di crisi. Di cosa soffre la sua squadra? Ma guarda, sinceramente in queste tre stop quello che più mi conforta è il fatto che la squadra è stata sempre presente, quindi abbiamo creato chiaramente per tanti piccoli episodi, la maggior parte sfavorevoli, non siamo riusciti mai a portare via un risultato positivo, però la squadra è viva, la squadra riesce ad esprimersi, crea, e quindi sicuramente questi sono i presupposti che secondo un po' tutti sono quelli giusti per poter proseguire con la massima tranquillità. Quindi possiamo dire Monopoli sfortunato nelle ultime 3 settimane? Ma guarda, io dico sempre che la sfortuna fa parte anche di un insieme di cose, non è solo sfortuna. Sicuramente in qualche piccolo dettaglio c'è stata magari qualche mancanza di attenzione, di concentrazione, però diciamo che la predisposizione siamo presenti, quindi è una squadra che è in campo. Sicuramente dobbiamo capire che oggi come oggi la minima disattenzione alla quale andiamo incontro, vediamo tutti, e quindi dobbiamo alzare il livello di concentrazione. Passiatore, si sente sotto esame? Ma assolutamente no, questo no, assolutamente no. Mister, possiamo dire che il derby di domenica prossima contro il Taranto sarà una sfida già decisiva per il suo Monopoli? Ma diciamo che è una gara importante. Qui a inizio stagione abbiamo sposato tutti un progetto e credo che vogliamo avanti sapendo che nel percorso di un campionato, ma anche nel percorso di una vita, sempre nei momenti difficili, è proprio nei momenti difficili che bisogna stare uniti e bisogna cercare di andare tutti nello stesso verso. Teme il Taranto versione trasferta? Ma io diciamo che ho visto il Taranto, l'ho incontrato in Coppa Italia, è una squadra forte, è una squadra che sicuramente a differenza nostra lotterà fino alla fine per le posizioni di vertice, quindi è una partita difficile, una partita che va affrontata nel giusto modo, e sicuramente sarà una partita che sarà tirata fino alla fine. Che derby si aspetta, Passiatore? Ma io credo che parlare di derby quest'anno, di derby ce ne sono tanti, quindi è una partita tra due squadre che sicuramente giocano, quindi non vanno in campo per cercare di limitare la squadra avversaria. Due squadre che sono positive, due squadre che cercheranno di proporre calcio, e quindi credo sia sarà una partita bella, però il risultato diciamo che è importantissimo. Il risultato in questi campionati fa tanto, e diciamo è quasi fondamentale. Cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Possiamo pensare ad un Monopoli d'assalto, ad un Monopoli votato all'attacco per fare risultato pieno a tutti i costi? Ma credo che sarà il solito Monopoli, il Monopoli che nella stessa maniera, cercando di portare il lavoro settimanale la domenica in campo. Un'ultima cosa del girone H, che idea si è fatto? Ma l'idea che avevo a inizio campionato, è un girone difficile, molto difficile. Forse inizio stagione.